Caro Ada, mancano poche ore a questo atteso derby, una partita molto importante per entrambe le squadre che sono coinvolte in una posizione di classifica non certo ottimale. Che partita ti aspetti? Mi aspetto una partita molto intensa, perché sarà un derby importantissimo per tutte e due squadre, perché il Chievo viene in un momento difficile, perché da tanto che non riesce a dare continuità ai risultati, ha fatto parecchi risultati negativi, se non mi sbaglio nelle ultime 13 partite ha fatto 5 punti, quindi sono veramente pochi. Verona veniva da un momento buono con la vittoria con il Torino in casa, non ha riuscito a dare continuità perché è stata sospesa la gara con il Benevento, però ha l'opportunità di fare un derby in una posizione dove se vinci puoi riagganciare alcune squadre e salire forse della zona proprio di 3 della retrocessione. Quindi sarà un derby molto difficile, secondo me molto intenso, molto fisico, perché nessuna delle due squadre può permettersi di perdere dei punti. Si torna a parlare di calcio dopo una domenica inusuale, purtroppo con questa tragedia che ha sconvolto un po' tutti. Ti chiedo tu come ha preso la notizia e se secondo te è stato giusto sospendere i campionati. No, come tutti siamo rimasti tutti sconvolti e tristi e veramente commossi per quello che è successo a Davide e alla sua famiglia, perché poi loro anche subiscono tutte quelle che sono le conseguenze di perdere un ente carissimo. Credo che per il calcio sia stato giusto fermarsi e riflettere che c'è qualcosa di più importante che lo sport, che il calcio, che è la vita dell'essere umano. Cioè, al di là di un calciatore, lui era un padre di famiglia, un figlio, un amico di tante persone, quindi è giusto riflettere un po', dare una pausa alla domenica. Non credo che sarebbe stati dei giocatori con la condizione psicologica di affrontare le partite, quindi penso che la giusta decisione è stata presa. Tornando a parlare invece di calcio giocato, domani sono attese più di 17.000 persone al Bentegodi. La Curva Sud ha chiesto ai tifosi di presentarsi tutti con una bandiera per innalzare sempre più i colori gialloblu dell'amato della Sverona. Tu li conosci molto bene, i Buttei, possono essere loro il valore aggiunto per la squadra di Fabio Pecchia? Ah, sicuramente i tifosi del Verona possono dare quel qualcosa in più in questo momento. Credo che stare insieme vicino alla squadra può poter dare quei punti che al Verona farà la differenza tra salvarsi o andare in Serie B. Credo che questo derby potrà dare una svolta positiva nell'avvenire del campionato del Verona, quindi non ho dubbi che tutti i tifosi dell'Elas saranno presenti allo stadio e inciteranno questa squadra a fare il meglio, a dare tutto quello che hanno per cercare la vittoria.